e poi ne parliamo. Dai, 1500 euro per ogni anno sbagliato. Cambiamo discorso e facciamo entrare il secondo sconosciuto. Queste donne così selettive. Allora, è un signore un po' più grande, sì. Questo è più grande. Cerchiamo di individuare se è nella fascia del papi o di meno forse. Riccardo, no, quanti anni ha Riccardo? Perfetto. Quindi ne avrà su dai 40. Guarda come guarda Riccardo, hai visto? Come fascia? Sì, 44. Ci sta. Aspettiamo, allora, sì. Capiamo un attimino. Facciamo fare anche lui gentilmente. Sì, un giretto? Un giretto su te stesso, per cortesia. La schiena un po' curva. Ha la schiena curva? Leggermente. Un po' curva. Vediamo l'elasticità, chiedi un. Uno squattino, facciamo anche magari, noi uno squat. Va di moda sto squattino, eccolo. Occhio. Ok. Però magari è un po' morbido. Le mani? E guardiamo le mani. Meno sì. Di papà. Perché papà quanti anni ha? 50. Ne fa 50 tra una settimana. Ah, 50 anni. Esatto. Beh, giovanissimo, eh. Sì, giovanissimo. E quindi siamo sui 45. 40. Sì. Dici? Possiamo cominciare 46. A segnare 46. 46. Va bene 46, dai. 46. Cominciamo. Quindi meno di papà 46. Sì. Sì. È meno di 50. Sì. Segno? Sì. Cominciamo 46. 46. 46 anni. Ma avete incuriosito adesso però, perché quando è entrato l'ho visto vedere? Tutto bello. Cosa scegliamo? Vedo. Sì. Ah, poi andiamo a vedere. No. Allora abbiamo la Mosca, il ricordo, spettacolo VIP e Zoom. Il VIP anche forse. No. VIP qua no. Brava signora. Facciamo lo spettacolo. Lo spettacolo. Lo spettacolo. Sì. Guarda, Noemi, per fortuna che hai portato mamma, perché qua veramente prima 20 anni avevi detto, adesso subito il VIP, dai. Oh, vabbè, insomma, sarò più grande per qualcosa, Ecco. Beh, grande, sei una giovincella. Allora, certo. Andiamo a vedere quando nasceva Riccardo nel mondo dello spettacolo. Mandraghe in febbre da cavallo, Erpomata Enrico Montesano, chi si dimentica? Dai. Anni 60, ora dai. Grande. Secondo 80, me è più grande. 80, 90, no, 2010. No, è più grande. Luigi Proietti, Mandraghe, secondo me allora è più grande. È più grande. Più grande di Soldatino, 50. King e Tartagnan. Più grande di 50. Dobbiamo premere. 52, 53. Dai, è facile. 52. 53. 5, 4, dai, 3. 52. Quanto? 52. Ma come 52? No. Ma che il film è di 52 anni fa? No, febbre da cavallo, disastro, quanti anni già hanno? Ma non può avere 60 anni, eh. No, di meno, 50. No. Ha 60 anni? No. No. Ah, ok. No. Quindi ne ha di meno? Ma di non meno. Lo so, però immagino Enrico Montesano che faceva proietti. 52 proietti. Anni fa, avevano già 30 anni. Ne avranno? No, vabbè, dai. 46. Vediamo, basta, non ci mettere. Ah, dai, vai tranquillo. Ma come si fa? Allora, Riccardo, hai 52 anni, sì o no? Di meno, 42. No. Senti che botto, vai. Ma ragazze, ma l'inizio era di una semplicità, ma come faccio a tirarvi su? Allora, un anno 1.500, due anni 3.000, tre anni 4.500, quattro anni 6.000, cinque anni 7.500, sei anni 9.000, sette anni 10.500, otto anni 12.000, nove anni 13.500, dieci anni 15.000. Qui c'è uno scarto di 10 anni. Ho detto 46. Volete dire che ne ha 62 no, o 42? No, e quanti 46 anni hai? Prima. 42. 42, danno loro 52 anni. È stato lo squat là che ha messo in crisi. Che fai, Riccardo? Io sono un tecnico telecomunicazioni per un'azienda toscana. Si sente, insomma. C'eri rimasto un po' male, devo dire. Però ci dispiace. Però è questo il gioco. Ci ha portato, ci ha fuorviato un po' l'indizio. Ma no, ma l'indizio, scusate, è stato un film pazzesco, non poteva essere di 50 anni fa. Comunque è di 42 anni fa, che comunque sono molti anni. Ma 52 è esagerato. Io guardavo la televisione quando ero piccola, Male. Andiamo avanti. Ciao Riccardo. Grazie. Andiamo avanti noi. E abbiamo adesso... Dai, mamma, vai. Con calma, cerchiamo di ragionare. 78.000 euro.